Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella, sono qui con Alberto. Ciao Alberto! Buongiorno a tutti! Ebbene, oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana, quindi a partire dal 25, domenica 25, a domenica 2 maggio, quindi 25 aprile 2 maggio, ok? Utilizzeremo 3 mazzi di carte, abbiamo le carte delle fatte, abbiamo le carte dei viaggiatori sacri e abbiamo le carte degli unicorni. Prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di liberarci da tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore, di elevare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di aiutarci ad allinearci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, con amore, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo protezione psichica, guida e assistenza durante la lettura di queste carte, affinché possiamo ricevere solo messaggi di verità, saggezza e integrità per il nostro massimo bene e il massimo bene supremo. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e gli esseri di luce che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando in questa nostra lettura angelica. Grazie, così è. Ok, iniziamo a mischiare le carte delle fatte, vediamo cosa esce. Abbiamo una prima carta, una pausa di silenzio. Molto bella questa carta. Vediamo un po'. Seconda carta, rispetta i tuoi veri sentimenti. Ok. Segui i tuoi sogni. Queste sono carte di My Life, stampate dai My Life in Italia, le carte di Dorin Virtue. Guarigione con le fate, guarire con le fate di Dorin Virtue, stampate da My Life. Lo devo dire ragazzi, non è per fare pubblico, cioè non è, lo devo dire per avere l'autorizzazione utilizzarle per fare le letture. Miracoli ragazzi, le carte degli unicorni, che bella, bellissima questa carta, sono molto belle. Oltretutto è la carta che la carta miracolo è la carta che porta gli stessi colori del mazzo delle carte. Vedete? Seconda carta, credi. Bellissimo. Fantastico. Credi. Eh sì, è venuto il momento un attimino di avere un po' di fede e di fiducia negli eventi, prosperità alle porte. Diciamo che tutto un discorso, un sacco di persone tendono a procrastinare, a rimandare, a non agire, e non fate altro che, alle volte non facciamo altro che rimandare i nostri sogni, i nostri obiettivi. Ok, vediamo le carte dei viaggiatori sacri, si parla di nuovi orizzonti, far away places, cioè dei posti un po' lontani, vero? Sì, assolutamente. Ecco lontani. Qua, questa carta riguarda alcune persone che magari si devono spostare, che magari devono
Protetti by angels, sei protetto dagli angeli, quindi qua ce l'abbiamo l'arcangelo Michele, perché sia molto chiaro, questa carta rappresenta l'arcangelo Michele nella protezione. Sono belle queste carte, Alberto. Sì, stupenda. Bene, e poi abbiamo la carta, la scoperta della verità, ok? Sì, cioè la scoperta della verità è anche, sta anche a, diciamo, a guidarci nella direzione della verità, no? Ora mandiamo le carte ad Alberto e poi iniziamo immediatamente la nostra lettura angelica. Bella questa lettura, molto originale, un po' diversa dal solito. Beh, giustamente tutte le letture sono diverse. Aspetta che te le mando bene così leggi anche i messaggi. Mandate le ricevute? Allora, sono arrivate le fate, gli unicorni. Stanno Perché arrivando. mancano le... Ecco, sono arrivati anche gli ultimi. Ok, bene, iniziamo. Allora, scusate l'attesa. Allora, una pausa di silenzio. Diciamo che alle volte è richiesto da parte della nostra anima entrare nello spazio sacro del nostro cuore per fare un pochino di introspezione interiore, per ascoltare la voce del nostro cuore, perché le risposte, chissà quante volte abbiamo sentito la risposta è dentro di te, e non è un detto a caso, è proprio così, le risposte noi le abbiamo tutte dentro e purtroppo vivendo in una vita abbastanza frenetica, la maggior parte delle persone tendono a non ascoltare quella vocina interiore che conosce la verità, che conosce la strada giusta da percorrere e da intraprendere. Quindi fare un po' di silenzio, mettere una musica un po', sapete, la musica meditativa, fare un po' di introspezione, smettere di chiacchierare e di ascoltare la mente che parla, 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 ecco, zittire un po' la mente e ascoltare quello spazio interiore ci può aiutare a magari possiamo anche non ricevere risposte chiare, però può, diciamo, facendo silenzio e riconnettendoci con la nostra anima, noi possiamo arrivare a sentire dentro cosa è giusto per noi, a livello di sensazioni, no? Che poi ci portano anche all'azione nella direzione giusta. Diciamo che, cioè, ci vuole anche un rispetto per i propri sentimenti, gli angeli ci sta, e le fate ci stanno, diciamo, guidando in una direzione, nella direzione dei nostri sogni, però nel rispetto dei nostri sentimenti, e quindi diciamo alle volte dobbiamo andare anche contro non la società, contro come si dice, contro quello che dovresti fare, piuttosto invece quello che senti di fare, quello che senti giusto per te, no? Quindi rispetta te stesso perché le risposte le hai più tu che gli altri e quindi è anche venuto il momento di smettere di ascoltare le opinioni altrui che cercano a qualche livello. Sì, magari ci sono delle persone che vogliono il tuo bene, ma il vero massimo bene lo conosci solo tu, quindi magari coloro che ti stanno deviando, che ti stanno consultando male, che ti stanno, cioè ti stanno creando confusione. Ecco, smetti di ascoltare queste persone o quello che magari dice il mondo della terza dimensione, cerca invece di ascoltare il tuo sacro cuore, i tuoi sentimenti vanno rispettati perché il tuo sentire è la chiamata della tua anima. Molte persone sono chiamate veramente magari a cambiare relazione piuttosto che cambiare lavoro, piuttosto che cambiare
cambiare residenza, città, sentono tante campane, non hanno il coraggio di agire in questa direzione, e invece la tua anima ti sta guidando, è venuto il momento di inseguire i tuoi sogni. Diciamo che alle volte seguire i propri sogni comporta delle azioni, comporta dei cambiamenti radicali, e bisogna avere il coraggio passo dopo passo di agire in questa direzione. Se tu farei questo, dicono gli angeli, miracoli infiniti alle porte, ti rendi conto? Quindi assolutamente sei guidato, sei guidata in questa direzione, perché lo scopo divino della tua anima ti sta chiamando, assolutamente i miracoli sono nella direzione dei tuoi sogni, le tue preghiere sono state ascoltate, quindi assolutamente se tu seguirai la via dell'anima andrà tutto bene, abbi fiducia, dicono gli unicorni, bellissimo, perché tutto è secondo il piano divino, devi solo agire un piccolo passo in questa direzione, poi un altro passo, vedrai che il disegno arriverà ad essere più completo, vedrai che i risultati andranno oltre ogni tua aspettativa, capisci? È venuto il momento di fare come un salto nello sconosciuto, è come dirsi affidarsi all'ignoto, ma in realtà non è ignoto, perché tu hai già un quadro dei tuoi sogni, no? Però gli angeli dicono, sai che c'è molto di più rispetto a quello che tu pensi, e comunque vai in questa direzione, vedrai che andrà tutto bene, ok? Quindi le carte sono molto rassicuranti, assolutamente prosperità alle porte, quindi abbondanza economica, prosperità in tutte le sue forme, perché comunque la vera abbondanza è in tutte le sue forme di amore, non solo economica, ma in tanti, nelle relazioni, nella soddisfazione, veramente, comunque qua, questa comunque è proprio la carta specifica della prosperità, quindi i soldi stanno arrivando veramente nella tua direzione, ok? E quindi dei risultati straordinari stanno arrivando, e praticamente, assolutamente, non devi temere, ok? Tutto si sta allineando. È fantastica questa cosa. Vedete, il concetto è: se io seguo la direzione della mia anima, abbondanza infinita sta arrivando nella mia vita. Se io mi rimango bloccato e non ascolto i miei sentimenti e non mi fermo un attimino ad ascoltare il mio cuore, rischio di rovinare tutto. Quindi questi potenziali che le carte ci stanno mostrando hanno proprio un filo diretto, una guida, capite? Se io seguo questi passi, tutto si apre nella mia vita. Se io invece rimango bloccato, è normale che non mi arriva in testa qualcosa, no? Ok, ragazzi, cerchiamo anche di capire i messaggi quando arrivano, no? Allora, qua si parla di posti lontani, no? Diciamo ci sono nuovi orizzonti, diciamo nuovi orizzonti possono essere considerati sia dal punto di vista del tuo progetto, si stanno aprendo nuove porte, quindi nuovi contratti, nuove opportunità, nuove persone, nuovi colleghi, nuovi clienti e così via, ma anche a che vedere con nuovi orizzonti inteso proprio come posti fisici, quindi nel senso che alcuni di voi stanno per cambiare o cambieranno o hanno intenzione di cambiare magari città, residenza, casa, e si parla di posti lontani, quindi potrebbe essere un'altra regione, un altro stato, assolutamente se questa è la tua chiamata fallo, perché è in allineamento allo scopo divino della tua anima, tu sei protetto dagli angeli, sei protetta, non devi aver paura di niente, è vero che questo cambiamento radicale nella tua vita ti sta mettendo un po' di paura, ma se tu affidi tutto nelle mani dell'Arcangelo Michele, stai tranquillo, stai tranquilla che gli angeli sono con te e che andrà tutto bene. È molto importante, dice l'Arcangelo Michele, rimanere in allineamento alla verità. Se tu farai tutto questo in nome della verità, della saggezza e dell'integrità, in nome dell'amore, tutto andrà bene, tutto andrà nella direzione giusta, abbondanza infinita sta arrivando nella tua bellissima
vita. Ok. Bene, io ho finito. Alberto, spetta a te adesso. Tocca Sì. l'incombenza di proseguire l'interpretazione. Beh, diciamo che insomma, dato il momento, mi aspettavo, come ti dicevo, effettivamente una lettura bomba e devo dire che è stato assolutamente così. E, Sì. insomma, l'inizio, la prima carta già la dice lunga, no? L'inizio è sempre un po', cioè, è sempre abbastanza importante l'inizio in generale delle cose. E una lettura che parte con una pausa di silenzio, cioè, appena l'ho vista, mi sono detto dentro di me, e già quella volta che devo chiudere, perché porca miseria. È un messaggio abbastanza potente, voglio dire, è molto in linea anche con i tempi, no? E naturalmente magari voi riderete perché naturalmente non si può fare nulla, tutto chiude, eccetera, e voi direte no, io ho voglia di fare, quale silenzio? Ma il silenzio è una cosa molto più sottile di quello che sta accadendo, non è semplicemente sto a casa perché non si può uscire, è il silenzio interiore. Certo. È quello a cui bisogna aspirare, no? E ne parlano le fate, tra l'altro, che sono gli esseri della natura. Quindi, in particolare, voglio dire, è una carta sicuramente legata alla terra, no? Per cui è ovvio che se uno ha la possibilità, bene o male, di andare in mezzo alla natura, tanto meglio. Magari anche abbracciando un albero, ecco, la butto lì, insomma, è una cosa, secondo me, che è molto potente nel suo piccolo. Piuttosto che se c'è magari anche un corso d'acqua, anche avvicinarsi all'acqua, insomma Sì. ci sono tante cose in mezzo alla natura che fanno stare bene, piuttosto che anche nel proprio giardino di casa o nella propria camera, voglio dire se uno comunque ha uno spazio allestito, uno spazio sacro in cui comunque può mettersi a meditare, ascoltare la musica senza disturbo, senza veramente rumori esterni, senza interferenze, ben venga, però insomma. Questa carta proprio invita al silenzio. Silenzio è una cosa ben precisa, è assenza di rumori, è silenzio mentale. Tu parlavi prima della mente, no? Di questo chiacchiericcio mentale che alla fine è l'unica cosa, bene o male, che ci allontana, no? Dall'anima, dallo spirito, perché se la mente se ne stesse zitta sarebbe sempre tutto chiaro, no? Tutto molto Certo. armonico, molto leggero. Però siamo in questa realtà, dobbiamo accettare comunque per certi versi che ci sia. Questa sfida, no? Sta a noi riuscire ad ascoltare il sussurro piuttosto che il rumore, no? Quando siamo a casa piuttosto che quando siamo in mezzo alle persone. Quindi questo è l'inizio, quindi è la base, cioè le carte dicono intanto parti col fare silenzio, poi vediamo cosa succede. E subito dopo il silenzio si parla di rispettare i veri sentimenti, questa l'abbiamo pescata più volte anche in altri mazzi, però giustamente è un messaggio che va sempre rimarcato, perché poi alla fine, se uno comunque non ha rispetto di se stesso, di quello che prova, poi c'è tutto un effetto a catena perché non avrai neanche rispetto degli altri, non capirai veramente chi sei perché significa veramente alienarsi se ci si disconnette dalle proprie vere emozioni, no? Quante volte capita, magari succedono degli eventi, delle cose, interferenze esterne che so io, c'è un atteggiamento di fuga a qualche livello dalla realtà. E quindi in qualche modo tu non senti veramente cosa provi, no? Non senti, ti allontani e in un certo senso anche non provi rispetto quindi per i tuoi sentimenti, che sia 10 secondi di vergogna piuttosto che un attimo di rabbia, piuttosto che un attimo di tristezza. Il problema è che se tu ti allontani da quella cosa lì, non è che la risolvi, se invece tu ti abitui, cerchi di sentirla, di fartela amica, di trasmutarla. Poi puoi andare avanti, perché non è che se c'è un sentimento di tristezza adesso sei sempre triste, voglio dire, però bisogna Certo. abituarsi a sentirle le emozioni, no? Cioè io accetto che in questo momento mi sento arrabbiato rispetto a quella cosa lì, perché per me è un'ingiustizia. Lo devo accettare di essere sensibile, eccetera, dopo ci lavoro su, perché comunque altrimenti sappiamo benissimo Beh. che se sei troppo sensibile rischi di essere travolto da qualsiasi. Cosa accada, io ne so qualcosa perché sono uno che veramente tendo a non a prendermela, ma a farmi carico di tante cose. Questo è molto sbagliato perché comunque poi ognuno ha il proprio percorso, no? Quindi è giusto che uno ci tenga, uno può agire, può pregare, può meditare, però poi uno non si può far carico evidentemente di tutti i pesi del mondo, no? Se no non vivi più e quindi bisogna imparare a fare spazio dentro di sé, no? Ecco, Sì. poi giustamente una volta che mi rispetto, no, e so veramente chi sono, quello che provo, seguo i sogni, cioè ho fatto
ho raggiunto, diciamo ipoteticamente, utopicamente, la liberazione emozionale, adesso cerchiamo di seguire quelli che sono i veri sogni, sogni dell'anima, grandi o piccoli che siano. Cioè, mi viene in mente l'ultima meditazione che avevi fatto nel webinar, quella potentissima, che avevi canalizzato, insomma, dei messaggi di Michele piuttosto importanti sul futuro, che probabilmente sarà anche imminente, direi, è molto importante seguire questi benedetti sogni, che non necessariamente le persone capiranno, anzi, molte ne saranno, magari si sentiranno sopraffatte, magari ti prenderanno in giro, perché sai, tanti sono abituati ad adattarsi, no, ma sai cosa vuoi che succeda, tu cosa vuoi, cambiare il mondo? Anche sì, io intanto lavoro su di me, dopo non ci sono mica solo io, voglio dire, siamo in tanti, la famosa maggioranza silenziosa, no? È che tanti magari per vergogna, per paura, non si mostrano, ma adesso noi lo vediamo nel quotidiano che queste persone stanno prendendo sempre più fiducia, abbiamo testimonianze, insomma, di cose che accadono potentissime, no? Anche sì. Tu mi racconti spesso di cose veramente che hanno una rilevanza incredibile, no? Quindi pian pianino, un passo alla volta, perché non, come dice il detto, Roma non è stata fatta in un giorno, però inseguiamo questi sogni, che sia il sogno di aiutare gli animali, piuttosto che di fare l'operatore di luce, quello che è, però ogni giorno cerchiamo di lavorare su di noi, cerchiamo di fare pratica magari con le persone, se vogliamo fare l'operatore di luce, perché giustamente se siamo alle prime armi, no, bisogna iniziare comunque ad impratichirsi, perché sennò se uno continua a procrastinare perché magari non si sente a proprio agio, non si sente adeguato, eccetera, cioè prima o poi bisogna mettere in pratica questa benedizione, certo. No? E pian pianino, insomma, si trovano altre persone, noi possiamo insegnare a loro, loro sicuramente insegnano qualcosa a noi, però è fondamentale comunque ogni giorno misurarsi con noi stessi, no? Perché appunto, come dicevi tu, non è che la roba ti arriva in testa, cioè succedono certo. Anche delle cose, ma sei anche tu che ti devi avvicinare col tuo comportamento, ai tuoi sogni, è evidente questo, no? Sì. Poi abbiamo miracoli, insomma, anche questa è una carta piuttosto potente, no? Poi qui, vabbè, ci sarebbe anche il libretto, ma verrebbe fuori una lettura di 2 ore, lasciamo perdere. Però, i miracoli sapete benissimo anche voi cosa sono, no? Sono delle cose che nella materia sarebbero delle cose molto più frequenti di quello che si possa pensare, ma dipende da quanto uno ci crede. Dipende da quanto uno prega, dipende da quanto uno agisce, dipende da quanto uno è puro, cioè c'è tutto un lavoro dietro, è evidente. La carta dice, guarda che tutto questo arriva, ma arrenditi al come, cioè non è che se tu, non so, aspetti un miracolo, ci vorrebbe un miracolo in questa situazione incasinata, tanto bisogna vedere cosa ti aspetti tu, perché può succedere anche una cosa che magari è diametralmente opposta a quello che tu pensi, ma lascia perdere il come, perché cioè l'universo ha più fantasia, più intelligenza di te, quindi ti può arrivare qualcosa da una persona o da una situazione che mai avresti pensato, no? Però ti arriva, se tu ti fidi, se tu comunque sei nel giusto, agisci nel modo corretto, no? Ti arriva, cioè in realtà il miracolo, noi lo vediamo come un miracolo, come quando Gesù ha guarito Lazzaro, ma in realtà ci metti la tua parte, tu, voglio dire, non è che fa tutto l'universo, sicuramente l'universo ti dà una mano, ma sei anche tu appunto con la tua fiducia che rendi straordinarie le cose, cioè il miracolo, non pensiamo che sia per forza camminare sulle acque, può essere anche abbracciare una persona che era dura come il marmo, ma tu sei riuscito in qualche modo a E poi dipende tanto, molto anche dall'energia di una persona, da come, certo. Da come sta vibrando. Assolutamente, cioè miracoli sono tantissime cose, insomma, questa è una carta veramente molto molto potente, oltretutto è legata anche agli unicorni, insomma, che sono esseri, per chi ci crede, piuttosto interessanti, un po' come noi bambini, i bambini cristallo, che hanno proprio il terzo occhio, hanno l'intuizione molto, molto aperta, sono molto sensibili e quindi naturalmente no, vanno seguiti, sono persone sicuramente che vanno protette perché sono un po' come gli animali a rischio di estinzione, no? Cioè hanno una purezza, una rarità che porca miseria, però devono riuscire a mantenerla nel tempo, no? E questa è la difficoltà, perché chiaramente essendo in un mondo che non è sempre bellissimo, delle volte si rischia di essere contaminati e questo non deve assolutamente accadere.
E poi si parla di fiducia, si parla proprio di un salto nel vuoto, si parla di fiducia di andare avanti e di credere che si volerà, believe you will fly, porca miseria, questa è tosta, no? Perché quindi nel momento in cui tu, cioè ti arriva il miracolo, ci credi, lo percepisci dentro di te, tu dici, beh sì, io so che arriverà, non mi interessa da dove, quando, lo sento, me lo sento dentro, proprio nel cuore, nella pancia, eccetera. E però l'universo ti dice, sì, fai qualcosina anche tu, vai avanti, fai i passetti, i baby steps, no? Il passo da bambino, come il bambino sì. Piccolo quando impara a camminare. Muoviti un attimino, stai brancolando nel buio, ma se non vai avanti non scopri se arriva la luce, no? E qui naturalmente cioè, le ali si dispiegano, si aprono quando tu sei connesso al cuore, no? Le ali, infatti anche quando ci sono i disegni degli angeli, le ali sono dietro al cuore, no? Praticamente, quindi quando c'è il cuore espanso, l'anima vola, no? Il cuore è aperto, quindi l'anima vola. Quindi noi ci dimentichiamo di tutte le credenze limitanti, di tutte le cose che ci hanno fatto credere, dell'ego, e andiamo avanti, no? E soprattutto anche qui questa carta ci sta dicendo di focalizzarci sul primo passo, come la prima carta, cioè non pensare, boh, vuoi cambiare il mondo, vuoi salvare gli animali, oddio che difficile che sarà, oddio non mi aiuterà nessuno, eh? Intanto fai una cosa, fai quella, contatta quella persona, vai al canile, che ne so io, si possono fare un miliardo di cose, ma se tu non le fai e continui a focalizzarti, cioè, ok, guardare il disegno grande, ovvio, ma se guardi troppo il disegno e ti perdi i passetti da fare, non farai mai nulla. E dopo ci sono i rimpianti, perché giustamente è questo che accade, perché uno si sente inadeguato, dice, cavolo, sto buttando via del tempo, cioè, e quindi invece bisogna agire. Poi andiamo avanti. Prosperità, perché giustamente siamo in un mondo materiale, quindi al momento servono ancora i soldi, insomma finché non ci sarà la nuova economia poi si vedrà, però per il momento servono ancora i soldi. Soldi che naturalmente anche qui possono arrivare in modi inaspettati, arrivano comunque se tu ti sei impegnato, se hai mantenuto pensieri positivi, se hai fatto lavoro su di te e sì, ti focalizzi sulla gratitudine, perché naturalmente se tu ti focalizzi sul poco che hai, però questo poco aumenta, no? E quindi l'universo capisce che tu apprezzi quello che hai e ti dà di più, e alla fine la carta dice gestire le finanze con amore, perché certo. Se tu i soldi, al posto di vederli amore, al posto di vederli neutri come energia, li vedi, mamma mia, come una cosa o sporca, oppure bisogna averne più possibile perché non ce ne sono mai abbastanza, devi pagare le bollette, eccetera, hai un rapporto che non è sano e compulsivo, l'universo farà un po' fatica a darti un dono in denaro, ma non perché sia avaro, perché il caro universo dice, porca miseria, non ti va mai bene niente, c'hai 5 euro, li spendi subito, non sei focalizzato, certo. Eccetera, continua un attimino col lavoro su di te, poi vedrai che da una parte all'altra io o ti faccio vincere all'Enalotto o ti arrivo un'eredità o qualcosa ti arriva, non ti preoccupare, però tu lavora su di te, perché appunto la benedetta manna dal cielo ti arriva, cioè aiutati che il cielo ti aiuta, no? Le cose non ti arrivano così gratis, sono sempre un premio per il tuo comportamento. E poi arriviamo alla parte finale, no? Si parla di posti lontani, preparati per nuovi orizzonti, anche qui sembra un po' una barzelletta perché al momento purtroppo non ci sto più di tanto muovere, anche se in realtà fuori dall'Italia paradossalmente è molto più semplice che non muoversi qui da una regione, da una città all'altra. Questa è una carta interessante, perché io subito quando ho visto l'immagine mi sono venute in mente delle scene da film, non so, tipo quando c'è magari la persona che fa l'autostop e che riesce a farsi magari 1000 chilometri perché trova la persona generosa che l'accompagna, oppure delle volte quelli, sapete, che magari c'è il carro che passa, devono riuscire ad andare in un posto e saltano sul carro, si nascondono in qualche modo, in un sacco, che ne so, e riescono ad arrivare a destinazione. C'è anche qui bisogno della fantasia, no? Bisogna aver voglia, è ovvio che se parliamo, appunto, come dice la carta, di luoghi lontani, naturalmente non siamo nel Medioevo, dove magari ti muovi in qualche modo, adesso bene o male, ti muovi o con la barca o con l'aereo, sforzi di fantasia, ma insomma, i mezzi sono quelli, però può succedere di tutto, voglio dire, uno può avere un'opportunità, una visione, può conoscere una persona, partire, andare in Australia, che ne so io, avevo fatto l'esempio, no, di quella signora che ogni tanto seguo su YouTube, lei viveva in Grecia, a un certo punto ha avuto una specie di visione, poi esatto. È andata in Nuova Zelanda, cioè, e sta benissimo, continua a farsi sui video,
bisogna fare proprio dei cambiamenti radicali. Voglio un cambiamento radicale, perfetto, vado dall'Italia all'altra parte del mondo, se no non sarebbe un cambiamento radicale se andassi in Spagna, voglio dire, radicale vuol dire cambiamento, certo. Insomma, grande. E dopo questo benedetto cambiamento, no, questo nuovo orizzonte, questo nuovo luogo che può essere, sottolineo sempre, anche una nuova prospettiva mentale, perché ripeto, teniamo presente che adesso è ancora un po' difficilino per il momento muoversi, c'è la protezione degli angeli, cioè questa figura, questo angelo, questa figura statuaria, no, come Michele, proprio integro, no, guerriero che non scende a compromessi. E quindi praticamente lui cosa ti dice? Perfetto, tu hai dimostrato di essere pronto, sei andato oltre certi schemi, hai fatto lavoro sull'inconscio, hai avuto un coraggio da leone, hai trovato l'amore dentro di te, io ti proteggo. Non che tu prima ti dovessi guadagnare la protezione, per carità di Dio, perché lui te la dà comunque. Però hai dimostrato, hai fatto dei passetti, allora io adesso ti proteggo volentieri con tutta la mia schiera di angeli. Sappi che anche se magari il momento può ancora essere difficile, magari non vedi ancora il passo successivo, non hai le idee chiare, vivi alla giornata, però sappi che il tuo percorso è benedetto. Vai sereno, io ti sto proteggendo. Tu vai proprio tranquillissimo, ti devi fidare, continua a pregare tutti i giorni, ovviamente, e affidati a me, non andare in cerca di altre cose strane, perché adesso. Lo sapete anche voi, si trova di tutto e di più, ormai persone che si attaccano a chissà quali entità, lasciamo perdere, fidiamoci, li conosciamo, e continuiamo con la preghiera quotidiana, con questo benedetto processo di liberazione che ogni giorno ci di cose, di impianti, di credenze, di contratti, di cose che abbiamo fatto chissà quanto tempo fa, nemmeno ce ne ricordiamo, ve ne hanno fatti altri. E che però continuano a condizionarci nel presente, quindi senza la preghiera non se ne esce da questa roba qua. Uno può pure agire, ma se non preghi è come avere la palla al piede, non vai da nessuna Certo. parte, se non hai il favore di Dio. E ti arrabbi, ma devi pregare e fidarti, non serve capire esattamente quale sia il problema, tu prega e ti arriva l'aiuto. E difatti l'ultima carta cosa dice? Dopo che ti è arrivata la protezione, guarda caso scopri la verità. Che poi la verità può sembrare una cosa, magari diciamo, ho scoperto la verità, ma la verità non è una cosa esterna, cioè ho scoperto che, non so io, è la verità tua, interna, la verità del tuo cuore, perché tu hai la tua, Giuseppina può avere la sua, giustamente, ma a te interessa la tua perché tu sei in questo percorso e quindi ti interessa la tua e ovviamente le altre persone che eventualmente vogliono fare lo stesso percorso con te, perché poi giustamente non è che uno fa tutto da solo, no? Cioè, talvolta sì, però in questo percorso è anche bello e giusto avere delle persone intorno, no? Persone da aiutare, persone con cui collaborare, c'è bisogno di tante persone, di fare massa critica, la famosa massa critica, più siamo e meglio è, non dobbiamo essere illuminati in 8 miliardi, ma quando cominciamo a essere migliaia, milioni, la cosa diventa più interessante, no? È Certo. questa carta, che tra l'altro abbiamo pescato anche un po' di tempo fa, è una carta anche questa di natura, no? C'è questo paesaggio bagnolo piuttosto che, in cui c'è questa figura del viandante, no? Sempre la persona che cammina, come spesso capita, il cammino, insomma, come metafora del viaggio, e quindi la carta dice, tu devi, allora, stand. Loro praticamente in inglese questo stand è un po' come stand your own ground, cioè tipo difendi il radicamento, no? Difendi il tuo, come si può dire, il tuo terreno, adesso non mi viene in mente la traduzione precisa, ma non è importante, ma comunque tu radicati, tu connettiti a te stesso e difendi la tua verità, difendila, perché comunque sicuramente nel percorso fisiologicamente ci saranno anche persone che cercheranno di distoglierti. Ci sarà l'invidioso, ci sarà quello che non crede a niente. No, ma tu cosa fai? Cosa? No, con amore, però prendiamo le distanze da queste persone. Con tutto e Esatto. più, se loro sono disposti a cambiare, cerchiamo di portarli dalla nostra parte. Ma non cediamo un passo, cioè noi dobbiamo essere veramente inflessibili, come insegna Michele. Non è questione di essere rigidi, né, anzi, è questione proprio di essere integri. Cioè, questa è la mia verità, io l'ho scoperta, io mi sono risvegliato, io sto facendo questo percorso, se ti interessa te ne parli, ti coinvolgo, altrimenti se vuoi ridicolizzarmi, parlarmi di cose negative, guarda, ti stringo la mano, ma la nostra conversazione finisce qui. Mi dispiace, ma io voglio diffondere la luce, voglio parlare con persone che vogliono credere nella nuova terra e vogliono vedere quello che è, perché poi la verità, l'amore è l'unica cosa che conti, quindi.
quelli che diffondono, no, le bugie, il malcontento, il gossip, sanno benissimo dentro di loro che sono cose che non portano da nessuna parte, no? Esatto. Perciò noi andiamo avanti con le nostre cose, no? E quindi penso, per chiudere, oltretutto, che questa carta sia, insieme, direi, sempre al rispetto dei sentimenti che c'era prima, estremamente attuale, perché poi adesso abbiamo, come ti dicevo, no? E c'è la nuova luna, e in più c'è, per fare una parentesi velocissima politica, il governo che sta decidendo questo decreto potentissimo a livello economico che cambierà un sacco di settori. E quindi cosa significa? La verità, cos'è? L'onestà. Quindi questo momento ci dà l'opportunità di vedere veramente le cose per come sono, esatto. Di vedere se le persone fanno il bene, no, dell'Italia. E da che parte vogliamo stare noi, se vogliamo rimanere qui, se vogliamo andare via, con onestà, cioè io cosa voglio esattamente, al di là di lamentarmi, al di là che la situazione sia incasinata. Esatto. E quindi è qualcosa di rivoluzionario, secondo me, questo. È assolutamente. Un cambio di paradigma. Assolutamente. Sì. Grazie Alberto, grazie infinite. Assolutamente, hai completamente ragione. E anche ritornando al discorso dei rispetta ai tuoi sentimenti e rispettali, il fatto che emergono delle emozioni che uno si guarda dentro di sé, io vorrei accennare, la lettura è conclusa ragazzi, però proprio perché molte persone in questo momento stanno vivendo delle emozioni particolarmente intense, di paura, di rabbia, magari avete perso il lavoro, siete in aspettativa, oppure avete dei progetti che non riuscite a far partire, oppure dovete andare in un'altra città e dovete rimandare, insomma possono essere veramente tante le emozioni che emergono, no? Di paura, di dolore, di sofferenza, qualunque essa sia, io vi posso consigliare di fare il lavoro con Logos Healing. Logos Healing è veramente un lavoro di grande introspezione che va appunto pulire in tantissimi livelli, come gli strati di una cipolla, scusate, tutte le paure, tutte le emozioni negative, il dolore, la sofferenza, i pensieri negativi, tutto ciò che a qualsiasi livello vi sta impedendo di essere un tutt'uno con l'amore, un tutt'uno con la gioia. Abbiamo parlato di miracoli infiniti alle porte. I miracoli dipendono tanto dalla preghiera, come ha detto Alberto, tanto da quello che noi anche facciamo, dalle azioni che noi intraprendiamo, ma anche vedere con la nostra energia, dalle nostre credenze, se noi siamo aperti ai miracoli, siamo aperti a ricevere abbondanza economica, abbondanza amicizie, abbondanza nella clientela, abbondanza nelle esperienze di vita, bisogna essere aperti mentalmente, energeticamente, emozionalmente, spiritualmente. Quindi ci vuole un sistema di credenze allineato alla manifestazione dei tuoi sogni, e quindi Logos Healing comprende anche l'aspetto della manifestazione, perché l'Arcangelo Michele dice sempre: cambiando la tua energia tu puoi cambiare la tua realtà. La tua energia comprende i tuoi pensieri, le tue emozioni, comprende la tua vibrazione e frequenza. È proprio un discorso di frequenza. Se tu vibri a una certa frequenza sei in grado di manifestare la realtà in direzione di quella frequenza. Quindi sta te, se tu vuoi essere consapevole della frequenza vibratoria che stai emettendo e stai trasmettendo nell'universo, oppure essere passivo e quindi ricevere quello che arriva consciamente o inconsciamente, perché comunque tu non sei consapevole, non sei presente in te stesso. È un discorso di persone che vibrano nella gratitudine, sono in grado di attrarre miracoli infiniti nella propria vita, e persone che vibrano nella tristezza, nella mancanza, è normale che non riescono a manifestare i miracoli infiniti. Quindi questa lettura è molto chiara: se tu rispetti i tuoi sentimenti, trasmuti le tue emozioni negative, ok? Sei presente in te stesso, segui i tuoi sogni, agisci nella direzione dei tuoi sogni, arrivano i miracoli, arriva la prosperità, arriva l'energia monetaria, credi in quello che sta arrivando e segui una via di verità,
per verità l'Arcangelo Michele intende la verità dell'amore, no? E quindi magari, come dice, non Michele, come dice Alberto, per molte persone l'amore non è la verità, quindi c'è anche il rispetto in questo senso. Comunque, se tu seguirai la via che ti è stata indicata dall'anima, sei protetto, sei al sicuro e tutto andrà bene. Questa è la lettura angelica di questa settimana. Volevo anche consigliarvi, eventualmente, se avete bisogno di fare una lettura angelica come connessione diretta o con le carte, se avete bisogno di fare delle domande all'Arcangelo Michele, avete bisogno di fare chiarezza in questo momento della vostra vita, siamo disponibili anche per fare le letture angeliche. Se avete bisogno di portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, lavoriamo anche con le nuove frequenze di luce per riportare equilibrio in tutti i livelli nella tua vita. Possono arrivare delle vere e proprie guarigioni. Naturalmente arriva la guarigione che gli angeli, l'Arcangelo Michele, che Dio ha predisposto per te, per il tuo massimo bene. Volevo anche ricordarvi che l'ultimo weekend di maggio ci sarà il seminario di guarigione energetica con le nuove frequenze, quindi c'è, è in promozione, mi raccomando, se siete interessati contattatemi. E poi l'ultimo weekend di luglio ci sarà il seminario di connessioni angeliche, quindi avete veramente tutto il tempo per organizzarvi, per fare questa esperienza meravigliosa. Sarà dal vivo, attraverso il PC, attraverso il cellulare, attraverso il tablet, saremo connessi e sarà un'esperienza meravigliosa. In quanto è possibile, l'energia si muove, non conosce né tempo né spazio, sia l'energia di guarigione sia la connessione con l'Arcangelo Michele. È possibile lavorare insieme. Adesso ci dobbiamo accontentare degli strumenti che abbiamo. È comunque un'esperienza favorevole, anche perché, voglio dire, i costi sono modesti rispetto all'esperienza dal vivo di persona. Io vi consiglio, verrà rilasciato un certificato di partecipazione, un attestato di partecipazione, e farete un'esperienza meravigliosa. Le locandine, scusate, sono qui sotto nel video, potete cliccare sopra, prendere tutte le informazioni. Se poi avete bisogno di chiarimenti potete assolutamente contattarmi, ok? Io e Alberto vi salutiamo e ci sentiamo per la settimana prossima. Buon 25 aprile, buon 1° maggio, e ci sentiremo a partire dal 2 di maggio. Un salutone a tutti, ciao ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao, ciao.